che sarà un video sull'e-commerce online, ovvero una specie di piccola guida all'acquisto con una nota fondamentale per scegliere correttamente, ad esempio, un telefono, uno smartphone cinese. Se voi, ad esempio, voleste comprare, per esempio, un telefono da un sito cinese, quindi che vi spediscono il telefono dalla Cina qui. Ad esempio, il più famoso di tutti è AliExpress, che molto probabilmente conoscete. Se non lo conoscete, Eureka è un sito che utilizzerete da oggi all'infinito, perché è un sito in cui trovate tutto a prezzi scontatissimi. Qual è quello che volevo mostrarvi in questo video? Volevo mostrarvi una cosa molto importante. Ammettiamo che voi voleste comprare questo telefono online su questo sito. Dovete sapere che gli smartphone non sono tutti identici dal punto di vista del 3G, dell'apparato radio. Questo cosa significa? Alcune volte dei telefoni possono ricevere e fare chiamate o mandare messaggi solamente in Cina. Altri telefoni invece possono chiamare, ricevere chiamate, mandare messaggi in Europa, eccetera. Per sapere se lo smartphone che state andando a comprare funziona anche in Italia, quindi dal punto di vista della rete, se vi prende la rete, quindi Wind, Vodafone, TIM 3 o quello che è, per sapere se il telefono vi prende, seguite, diciamo, il resto di questo video. Io ad esempio ho scelto per esempio un telefono che si chiama Umi 0. Per accertarci che questo fantastico telefono funzioni in Italia, quindi che la rete prenda, bisogna che andiate a guardare le specifiche tecniche e vedere se c'è un parametro fondamentale. Eccolo qui. Dovete vedere se c'è scritto GSM o è VCDMA. Se sono presenti o la prima o la seconda scritta, il vostro smartphone funzionerà in Italia. Questo perché? Perché in Cina esistono reti che si chiamano TD. TD-LTE, che poi rappresenta il 4G, che funziona solamente in Cina. Se voi invece trovate le scritte GSM e VCDMA nelle reti, o solamente GSM, state sicuri che in Italia funzionerà senza problemi. Quindi questo è l'accorgimento principale che voi dovete fare per evitare di fare un acquisto inutile, per evitare quindi di comprare un telefono e di usarlo come, non lo so, come mobile per la propria stanza, come, non so, coprivater o qualsiasi altra cosa che non sia un telefono, se non trovate quella scritta. Quindi speravo che questa cosa, diciamo, potesse aiutarvi, così come ha aiutato me. Se volete spiegazioni aggiuntive sul funzionamento del VCDMA, che cos'è il GSM, termini un po' più tecnici, ma credo proprio di no, basta sapere che deve essere presente per comprare lo smartphone. Chiedetemelo pure, se vi è piaciuto il video un bel mi piace, qui sotto nei commenti scrivete tutto quello che vi serve. Questo video è tutto, se avete proposte è tutto, ricordatemelo. Al prossimo video!